Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Questa è una storia triste, ma per certi versi ha qualcosa di misterioso. La stessa Lorena Bianchetti non sa ancora spiegarsi come sia potuta andare così. Alcuni pensano sia stato Dio a concederle un ultimo regalo, ma potrebbe essere stata solo una semplice coincidenza. Di cosa stiamo parlando? Nel 2015 ha deciso di convolare a nozze con il compagno e attuale marito Bernardo De Luca. Una decisione presa solo 3 mesi dopo la loro conoscenza. L'uomo è un ristoratore e chef. Dalla loro unione è nata una bambina, Estelle, arrivata 4 anni dopo il matrimonio, nel 2019. Lorena e Bernardo dovevano sposarsi precisamente il 23 settembre. Un evento fortuito ha permesso loro di celebrare il matrimonio il 9 settembre 2015. In questo modo la giornalista è stata accompagnata dal padre all'altare. Mio papà è mancato 3 giorni dopo il nostro matrimonio, ma sono felice che ci sia stato, ha raccontato Lorena qualche tempo fa. Se il cambio di data, all'inizio, poteva risultare fastidioso, alla fine è stato visto come un dono. Il signore a cui siamo andati a prenotare la chiesa ci ha detto: no, sposatevi prima. Una coincidenza che ha permesso al padre della conduttrice di esserci e godersi il giorno. Nonostante il giorno del matrimonio sia sempre ricordato come uno degli eventi più belli. Questo si può dire solo in parte per Lorena. Per la conduttrice, infatti, quel giorno rimane un ricordo in parte doloroso. La morte del padre è stata improvvisa e l'ha segnata profondamente. Tuttavia, nonostante il grande dolore per la perdita del padre, lui era lì e ha potuto vedere la figlia che si sposava. Secondo voi è stata solo una coincidenza? Oppure un dono di Dio? Cosa ne pensate? Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.